Buongiorno a tutti cari amici del canale, oggi vi porto in un luogo magico, da sempre visitato da tantissime persone perché ci regala veramente tranquillità, pace, aria pura. Siamo al laghetto di Sant'Anna e oggi mi cimenterò in qualche scatto fotografico che vuole andare a ritrarre l'inizio del foliage, che è la stagione, quella una delle stagioni più belle per i fotografi, perché iniziamo ad avere qualche piccolo accenno di colori autunnali. Però guardate dove sono, perché se non vi faccio vedere non ci rendiamo conto. Dietro di me il lago di Sant'Anna. Guardate che spettacolo. Benvenuti in questo nuovo video. Andrea Costa Gallery, canale YouTube, iscrivetevi al canale. Bellissimo questo scorcio, guardate l'acqua, come ci regala questo riflesso della natura circostante. Sembra un effetto specchio regalato dalla natura. I primi colori dell'autunno. Ci stiamo avvicinando con una certa timidezza al foliage. Lì abbiamo lo chalet dove ci si può fermare per osservare questo bellissimo panorama. L'acqua del lago è limpida, si riescono a vedere senza tanta difficoltà addirittura le trote che popolano questo specchio dolomitico. Mi trovo in Comelico Superiore, sono nelle immediate vicinanze dell'abitato di Padola, tra Padola e Auronzo di Cadore, località Passo Sant'Antonio. Andate a visitare il mio sito internet Andrea Costa Gallery per eventuali ulteriori approfondimenti. Nel sito posterò tutte le fotografie realizzate oggi durante questo video in alta risoluzione e seguitemi su Instagram se volete rimanere costantemente aggiornati. Ma guardate dove si trova questa panchina, è un posto eccezionale. Qui il visitatore si può fermare, riposare e guardate dalla panchina che panorama riesce a godersi. Abbiamo il lago Sant'Anna con lo chalet sulla sinistra. Ora vediamo di ritrarre qualche scorcio di questa meraviglia. Sulla destra abbiamo diversi abeti, guardate, e c'è anche la possibilità di effettuare il giro del lago. Guardate che bello, questo è il sentiero che continua in quella direzione e ci dà la possibilità di effettuare tutta la costa. Il lago non è tanto grande, ma è molto grazioso. Lo scenario è veramente particolarmente suggestivo. C'è la possibilità anche di fare qualche piccola escursione nel sottobosco e come potete notare il sottobosco è ancora molto rigoglioso e è tutto ricoperto da uno strato di muschio. Il bosco si sta iniziando a preparare per l'autunno e il prossimo inverno che ormai è alle porte. Ho tirato fuori la mia D750 con il 1424 2.8 e l'idea è quella di posizionarmi in questa posizione esatta, qua così vi faccio vedere, e cercherò con la fotocamera di inquadrare sia questa panchina che il lago, chiaramente, che lo chalet. Per cui con quell'obiettivo lì riesco ad ingrandire, ad allargare molto la scena e ad effettuare uno scatto particolarmente panoramico. Ve lo metto subito a seguire e se nei commenti mi date un vostro feedback ve ne sarei grato. Sono curioso di sapere la vostra opinione, le vostre considerazioni in merito alle fotografie scattate oggi. Lo scenario è veramente qualcosa di unico, le condizioni di luce anche sono ottimali. La cosa che più mi fa piacere è che c'è questo gioco di luci e di ombre
dato dal fatto che il sole si trova lì dietro, per cui riesce a generare un effetto ombra nella parte più bassa e a destra del lago, che cosa che riesce a conferire all'immagine una certa tridimensionalità, perché vedete qua abbiamo la zona più in ombra, mentre qua abbiamo la zona più illuminata con lo chalet da quella parte lì. Bene, la fotografia l'ho scattata, spero vi piaccia. Sicuramente l'inquadratura che ho fatto è un'inquadratura particolarmente ampia che riesce a rendere omaggio a questo luogo. Ho portato il 14-24 perché l'idea era proprio quella di riuscire ad inquadrare porzioni ampie in uno spettro molto stretto, molto circoscritto. Se avessi portato il 50 mm avrei dovuto utilizzare delle focali molto più corte e quindi non sarei riuscito a ritrarre tutto il lago con lo chalet, ma avrei dovuto fare una scelta: o solo il lago o solo lo chalet. Molto interessante l'opportunità di poter cambiare gli obiettivi. Dà la possibilità al fotografo di scatenare la propria creatività, riuscendo ad immortalare la stessa scena, però dando e conferendo alla scena stessa delle caratteristiche, delle peculiarità molto differenti. Il 50 mm è la visione umana, il 14-24 allarga la visione umana, mentre un 70-200, quindi un tipico zoom, va a inquadrare meglio quelli che sono i dettagli e ad avvicinare le cose che sono distanti. Se guardate, qui lo specchio d'acqua è particolarmente piatto. Questo indica la totale assenza di qualsiasi forma di vento, non c'è nessun tipo di brezza, si sta molto bene, c'è silenzio assoluto, ma soprattutto abbiamo una temperatura che per essere il mese di ottobre è veramente eccezionale. Abbiamo circa 20 gradi, che è una cosa abbastanza inusuale per essere quest'ora della giornata, soprattutto durante questo mese, ma devo dire che queste condizioni meteo rendono tutto molto più accattivante. Un'altra cosa molto interessante della fotografia è che ci dà la possibilità di muoverci, di fare un po' di attività. Ora cerco di prendere una prospettiva diversa. Sempre con il 14-24 mi sposto e vado dall'altra parte del lago per vedere se con una inquadratura di tipo differente può uscire qualche foto comunque interessante. Guardate quest'altalena dove si trova. Ci si può far librare davanti alle acque di questo lago meraviglioso. Guardate il colore di questo lago. Abbiamo dei verdi che sono incredibili, dai colori e dalle tonalità molto differenti, a seconda di dove si appoggia lo sguardo. Più vicino alla riva abbiamo una tonalità molto più chiara, tendente al giallo, mentre se ci si addentra con lo sguardo verso le profondità dell'abisso, abbiamo dei colori che aprono più possibilità ai blu e ai colori scuri. Guardate, veramente eccezionale. Pensate che mi viene da parlare sottovoce, perché veramente non c'è nessun rumore e ho quasi la sensazione di disturbare la natura. Dobbiamo sempre avere rispetto per i luoghi che visitiamo. Guardate che bello, veramente incredibile. A volte mi chiedete nei commenti com'è possibile riuscire a trovare delle ispirazioni uscendo magari in un bosco vicino casa, tipo quello di oggi. Ma vi posso assicurare che se abbiamo la capacità di osservare le cose che ci circondano, abbiamo veramente delle occasioni uniche e possiamo sorprenderci ogni volta che usciamo. A me piace tantissimo la fotografia proprio per questo motivo. Ti dà la possibilità di scoprire anche quello che non si fa vedere. L'importante è riuscire a osservare
ascoltare i segnali che la sorpresa ci dà e con gli occhi e con il cuore immortalare questi segnali per metterli poi in una bella fotografia che racconta l'emozione che abbiamo vissuto durante queste gite. Credetemi, è molto bello. Adesso ho deciso di cambiare obiettivo, smonto il 14-24 che mi consente di fare le foto panoramiche e monto il 105 micro Nikkor, che è un'ottica secondo me eccezionale, regala all'immagine una definizione ed una sensazione di sfocato che sono impareggiabili. Mi cimenterò in qualche fotografia di dettaglio e proverò a ritrarre qualche piccolo particolare per vedere di raccontare anche a voi quello che si può trovare in un bosco che all'apparenza distratta potrebbe sembrare solo verde e ricco di piante, ma non è così. Ed ecco un esempio di quello che io definisco microcosmo. Guardate questo muschio. Questo muschio è leggerissimo, sembra di toccare il velluto e è toccato da una luce che arriva morbida da sud, per cui le ombre del muschio partono da questa direzione e vanno in questa direzione. Cercherò di dargli un senso di profondità immortalando con il 105 questa immagine. Guardate anche questa formica, guardate, si sta facendo una passeggiata. Guardate questo piccolo tronco che ci regala una via di fuga per l'immagine e sulla destra il muschio che si arrampica su questa meravigliosa corteccia. Tra l'altro muschio baciato dal sole, per cui abbiamo anche la possibilità di effettuare dei giochi tra i chiari e gli scuri dell'immagine. A me piace molto anche fotografare in controluce perché riusciamo a creare un effetto di primo e secondo piano con lo sfondo che è fenomenale. Ma a proposito di microcosmi, guardate qui che meraviglia. Guardate, adesso io provo a fare una fotografia di questo agglomerato urbano, lo oserei definire, perché ci sono tante specie viventi che stanno popolando questo, quello che rimane di questa corteccia, e vediamo da vicino cosa significa fare una fotografia macro. Che posso dire? La giornata di oggi si conclude qui. Ho fatto molti scatti fotografici, soprattutto nella seconda parte dell'escursione, con l'obiettivo macro. Ho trovato tanti piccoli funghetti, poche foglie colorate dei colori dell'autunno. Ero partito con l'idea di effettuare degli scatti a tema foliage, però in realtà la stagione non è ancora così vicina, ci manca ancora un po', per cui i colori sono ancora quelli della tarda estate, inizio autunno. Nonostante questo ho trovato tantissimi scorci e sono riuscito a fare delle fotografie che mi hanno dato soddisfazione. Alcune le metto all'interno del video, le ho già messe, alcune le metto alla fine e finisce qui anche oggi. Se questo video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale se vi piacciono questi contenuti. Nel mio canale YouTube Andrea Costa Gallery tratto di fotografia, trekking in montagna e di tutto quello che è vivere nelle Dolomiti, qualche gita, qualche mestiere, qualche arte e anche delle interviste a delle personalità del territorio. Restate sintonizzati, ci vediamo sabato prossimo alle ore 18 e se volete rimanere aggiornati andate anche su Instagram andreacostagallery_com dove potete avere tutte le news in tempo reale. Ciao a tutti, al prossimo video.